in questa canzone qua. We skip the lights from Dango. Sorry, master, solo io. I was feeling kind of dizzy. Qualcuno c'è, c'è da bere. Ragazzi, parliamo di cover e canzoni originali che negli anni 60 qui in Italia era un fenomeno molto diffuso. Ma Mr. Christmas, cominciamo a parlare. Perché? Come? Perché? Dunque, allora dobbiamo dire che negli anni 60 era usanza appunto prendere canzoni inglesi e trasformarle in italiano, col testo in italiano, ma questo veniva fatto attraverso un'operazione commerciale delle case discografiche, che Mr. Petty ci può descrivere molto bene. Esatto, allora le case discografiche acquistavano l'esclusiva di queste canzoni, non le facevano uscire col testo in inglese e facevano registrare una canzone a un gruppo della loro scuderia col testo in italiano, nella speranza che la versione italiana avesse più successo o un successo pari a quella inglese. Dopo sei mesi usciva la versione inglese, senza luce, in Italia, Pele, dei Procol Harum, venne fatta in Italia da chi? Venne fatta in Italia ovviamente dai grandi Dick Dick. Ma venne fatta anche dai computer. Venne fatta prima dai computer, con il testo scritto guarda chi da chi? Guarda chi da chi? Da Mogol. Perché ovviamente i computer erano una band della scuderia. Della scuderia di Mogol e Battisti. Beh, un aneddoto che effettivamente anche io personalmente non conoscevo. Mi piace tantissimo come vi rimpallate le notizie. Sembra quasi che uno non sappia e poi gli altri si collegano. Sembra naturalmente. È l'impressione che vogliamo dare. Ah, è l'impressione che volete dare. Non è la realtà, è un'impressione che volete dare. Va bene, ringraziamo naturalmente i Pipers per l'aneddoto.